Ciao a tutti, io sono Stefano da Chimera Wargaming. Oggi vi spiegheremo la parte finale del video, come completare la fornace del nostro fabbro. Ecco qua. Oggi spiegheremo come colorare la fucina del nostro Blacksmith. Allora, innanzitutto utilizziamo questo prodotto. È una china a base d'acqua, molto facile da utilizzare. Basta semplicemente applicarla nel legno. Il legno, essendo molto poroso, l'essiccazione sarà abbastanza veloce. Ragazzi, mi sembra un altro trucco. Quando c'è troppo spazio, quando dovete incollare qualcosa e c'è troppo spazio rimasto, vi consiglio di fare un miscelamento con carta, colla.
tutti, io sono Liam da Chimera Wargaming e oggi vi farò vedere come fare l'effetto pietra. Se l'avete visto, Stefano ha già primerato tutto qua. Scegliamo questi due colori, queste due lavature o pennelli secchi, come li volete chiamare, e li misceliamo insieme e faremo e li metteremo nelle pietre. Bene. Ora li mescoleremo insieme. Vedete man mano come si vedono le texture? Dei mattoni, dopo li faremo anche muschiosi se vogliamo. Ragazzi,
aggiungiamo sempre gli altri quattro colori, questo qua, in modo tale che facciamo la lumeggiatura. Ragazzi, ora messi i guanti, praticamente dovremmo fare qua il magma, che è dove ci applicheremo di sopra le pietre focacce oppure pietre laviche, saranno queste. Praticamente dovrebbe venire così. Dopo qua, quando lo collegheremo, le metteremo anche un po' di collo stucco qua dentro nella fucina dove lui, il fabbro Blacksmith, forgerà le armi. Bene ragazzi, prossimo step, andiamo a incollare la nostra fucina al Blacksmith Workshop. Thank you.
Spero tanto che vi piaccia e eventualmente iscrivetevi e cliccate sulla campanella per avere le notifiche. Grazie.